Ed è stato recepito dalla Toscana il documento che punta a fare chiarezza su alcuni elementi della Bolkestein. Recepito dalla Toscana il documento approvato ai primi di agosto dalla Conferenza delle Regioni, che stabilisce le linee interpretative e applicative relative alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, ossia le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio, la cui scadenza è prevista nel 2017. Il documento punta a fare chiarezza sugli elementi maggiormente critici della cosiddetta Bolkestein, in modo da garantire l'applicazione omogenea a livello nazionale dei suoi contenuti. Vogliamo difendere chi dimostra di gestire direttamente la propria impresa e contrastare il subaffitto, spiega l'assessore alle attività produttive e al commercio Stefano Cioffo. Il settore conta 14.000 licenze e negli ultimi tre anni in Toscana è cresciuto del 6,4%. Come si muove invece il Comune di Firenze lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini. Comune Firenze si comporta secondo quello che prevede una legge dello Stato che parte da una direttiva europea che peraltro è del 2006, cioè di 10 anni fa. Questa è la scadenza dell'ennesima proroga a cui la Bolkestein è stata sottoposta. Io dico agli ambulanti, vediamola tutti insieme un'occasione di ridiscussione e di miglioramento di mercati che per certe parti non vanno bene. Quando non va bene un sistema poi ci rimettono tutti. Dico anche un'altra cosa, nei mercati rionali non c'è alcun tipo di problema, noi pensiamo di avere un atteggiamento più rivoluzionario sui mercati, sui raggruppamenti turistici. Sui rionali non vedo quale sia la preoccupazione, perché noi daremo il 40% del punteggio per l'anzianità, perciò chi lavora, chi sta al suo banco, chi ha avuto una postazione per anni non avrà nulla di cui preoccuparsi.